Domenica in cui veramente in questo anno santo, anno speciale, straordinario della misericordia voluto da Papa Francesco, ancora una volta tocchiamo con mano quanto Dio in Gesù Cristo non giudica nessuno, ma viene ad amare, a perdonare coloro che sono miseri a causa del peccato. Non tanto una miseria sociale, o meglio, non solo una miseria sociale e relazionale, ma soprattutto una miseria personale, intima, che poi ha anche degli effetti di carattere interpersonale. Nel Vangelo di oggi, tratto dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, emerge la figura del Cristo misericordioso, al quale viene portato una donna sorpresa in flagrante adulterio, un'adultera, una donna adultera. Già queste due parole, donna e adulterio, stanno ad indicare la piccolezza di questa persona nella mentalità dell'epoca. Scribi e farisei giudicano questa persona. Innanzitutto vedono in lei una donna e poi peccatrice, quasi quasi che il peccato è solamente opera di questa donna, invece altri cooperatori del peccato non ci sono, ma Gesù vuole riabilitare questa donna, però deve essere un po' attento e Gesù con una santa furbizia veramente divina riesce ad andare oltre l'ostacolo che scribi farisei gli offrono. Questa donna viene sorpresa in flagrante adulterio. E allora scribi farisei chiedono: questa donna, di questa donna, cosa dobbiamo fare? Se Gesù avesse risposto di non considerare il suo peccato reato, e allora doveva essere lui condannato, perché la legge, il diritto ebraico, diceva che donne di questa specie dovevano essere lapidate. Se invece, ecco, avesse detto che doveva essere condannata, lui si sostituiva a Roma, al diritto romano, perché solamente Roma poteva giudicare donne come queste. Come comportarsi? Gesù abilmente, attraverso una sapienza tutta divina, vuole richiamare gli scribi e farisei alla conversione, alla loro conversione personale. Gesù non vuole neanche condannare gli scribi e farisei, li rimanda al cuore. Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra. Gesù vuole ribaltare il giudizio, vuole far sì che dal giudizio esterno, scribi e farisei che giudicano questa donna, loro stessi diventino i loro giudici per entrare in loro stessi e vedere in loro stessi il peccato, le loro fragilità, le loro mancanze nei confronti di Dio e nei confronti del prossimo. E quando Gesù rimane con questa donna si intesse un dialogo veramente paterno, materno da parte di Cristo. Cristo non ha paura del peccato di nessuna specie, perché Dio in Cristo viene a redimerci dal peccato, a salvarci dal peccato. E intessendo questo dialogo Gesù esclama: neanch'io ti condanno. Chi ti condanna? Le risponde: nessuno, e neanch'io ti condanno. E se Gesù non condanna, allo stesso tempo invita la donna a non peccare più. Questo
è veramente l'atteggiamento grande di misericordia. Agostino, commentando questo brano del Vangelo, dice: relicti sunt duo, misera et misericordia. Sono rimasti in due, la misera e la misericordia. E grazie alla misericordia che questa misera poi viene arricchita dei doni della grazia. E questa è l'autentica esperienza della misericordia. La misericordia non è solamente essere perdonati da Dio quando il nostro cuore è contrito e umiliato, ma è soprattutto fare esperienza della grazia, della forza di Dio, per cui in noi c'è la possibilità di non peccare più. Questa è l'esperienza autentica della misericordia, essere perdonati per poi addirittura essere santi e immacolati nell'amore e fare continua poi esperienza della misericordia, perché la misericordia non è altro che l'azione di Dio in noi, che ci perdona, ci riabilita e poi ci abilita a fare il bene, ad essere santi. E allora questo è l'augurio più bello, perché anche noi non solo facciamo esperienza della misericordia, ma possiamo essere anche noi misericordiosi nei confronti del nostro prossimo.